lo introduco, non c'è da dire, da dire molto. Quindi Fabio ha iniziato a lavorare con noi, noi siamo strafelici perché... Fabio ha iniziato a lavorare con noi, siamo strafelici e perché crediamo tantissimo in lui, credo sia un allenatore con potenzialità enormi e quindi deve solo lavorare, noi lo aiuteremo in tutto e per tutto, in questo momento deve avere un po' di pazienza, cosa che gli allenatori hanno poco, però purtroppo è così. Lui sa che noi crediamo tanto in lui, la proprietà, io, tutti e tutto l'ambiente, e quindi gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, perché spero che rimanga qui qualche anno e quando andrà via, perché magari è diventato troppo bravo e noi magari non gli faremo più gola. Comunque gli faccio un grande benvenuto e un grande in bocca al lupo. In bocca al lupo del direttore sportivo, le chiedo prima di passare la parola ai giornalisti quali sono le prime emozioni da allenatore del TAR. Tanto buon pomeriggio a tutti. Le emozioni sono tante perché è una società, è una città che ha un passato storico e un presente molto importante. È una società che ha avuto degli anni in cui io ero ancora calciatore ed era una società che stava sempre nell'elite come squadra, come organizzazione e come ambiente. La rinascita in questo... questo periodo è stato di grandissimo livello, sono partite ai dilettanti, hanno vinto campionati e hanno dato una continuità, credo, dirigenziale, di progetto e di grande crescita, tornando ad essere, insomma, in pianta stabile nel campionato di Serie A. Due salvezze sicuramente sono state importanti, dove chi sale dalla Serie B in un percorso fatto, la proprietà ha dovuto essere molto solida e molto presente, perché sennò è difficile salire velocemente e mantenersi. Quindi questo credo che sia la cosa più importante per la città e per i tifosi. Il lavoro svolto da Roberto D'Aversa in questi anni credo sia stato di grandissimo livello, quindi ho trovato sicuramente un ambiente già pronto e preparato. Per il resto ho... tanto entusiasmo, ma soprattutto voglia di fare bene in questa squadra, in questa società, perché nel momento in cui c'è stata la possibilità ho sentito la voglia da parte di tutto lo staff, partendo dalla proprietà al direttore sportivo, ad Alessandro che lavora fisso con noi e tutto quello che ho trovato nel Parma. Quindi in questo momento mi piace più far vedere il lavoro che le parole, però credo che ci sono dei momenti come questi che va un pochino spiegato il mio pensiero, ed è quello di avere presto un riscontro sul campo. Iniziamo con le domande, vi chiedo anche, visto che è la prima occasione col mister, di presentarvi con nome, cognome e testata. Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. E allora qual è il suo pensiero di calcio? E poi le chiedo se col suo pensiero di calcio ha chiesto qualcosa al direttore sportivo di particolare, oppure come i grandi cuochi, come i cuochi, fa con quello che trova nel frigo. Allora, quando sono venuto qui, la cosa forse che mi piace di più per come sono io è la chiarezza di quello che trovavo e di quello che era il progetto. E quindi l'ho condiviso pienamente con il direttore e quindi automaticamente con la proprietà. Il mio pensiero di gioco è quello di avere dei principi di gioco, di essere una squadra che ha come l'obiettivo la salvezza e magari passandoci con un gioco propositivo. Questo non vuol dire che non ci saranno momenti di sofferenza, momenti di difficoltà, e quindi questo va messo nel contenitore di questo campionato di Serie A, che è sempre molto difficile, molto complicato. Per il resto è evidente che il direttore sa i giocatori che abbiamo a disposizione, sa benissimo quelli che potrebbero essere delle cessioni, ma ad oggi non ci sono state richieste, quindi siamo quelli dell'anno scorso, e quindi credo che sia un'ottima base su cui lavorare.
Dopodiché, se ci fossero delle cessioni, ci saranno delle entrate, e se no si può lavorare benissimo con questa squadra, perché credo che abbia delle grandissime potenzialità, e quindi ci si può adottare a trovare delle idee con questo gruppo, perché credo che sia un gruppo che ha fatto bene e può migliorare. Buongiorno mister, Alberto Rugolotto, TV Parma. Le chiedo, si è parlato molto in questi giorni, insomma, sul fatto che a lei piaccia giocare col trequartista, che lei sia però anche un allenatore molto duttile, così almeno l'hanno descritta, chi la conosce sicuramente meglio di noi. È davvero un suo modo di giocare quello col trequartista, una figura che lei chiederà? No, non è primario, credo che, come ti ho detto prima, il principio è quello di una difesa a 4 e un centrocampo a 3. Dopodiché davanti oggi abbiamo delle caratteristiche, se dovessero cambiare ci adeguiamo, se no giochiamo con le caratteristiche del reparto offensivo che abbiamo, che è secondo me un ottimo reparto, sapendo che con l'addio di Kulusevski, Caprari abbiamo perso dei gol, e quindi lì dobbiamo cercare qualche modo, qualche idea per trovare questi gol. Dopodiché, se dovesse andare via qualche giocatore da questo reparto, con le condizioni del mercato cercheremo giocatori adeguati e poi metteremo in campo, diciamo, i tre giocatori offensivi seguendo le caratteristiche che hanno e quelle che abbiamo in rosa. Grazie. La seconda domanda, è praticamente già nel vivo una stagione inedita per tutti. Lei ha paura di allenare adesso una squadra, un gruppo che non sarà lo stesso tra un mese? Ma è una domanda che si pongono tanti allenatori, tutti immagino, in Serie A. A maggior ragione il Parma, che ha cambiato guida tecnica, a partire da lei e poi con il direttore sportivo. No, paura non ne ho, perché credo che il lavoro poi alla fine paga sempre, quindi sono convinto che arriveremo a quello che è il nostro obiettivo. E sicuramente il tempo è poco, questo è vero, è poco per tutti, nello stesso tempo, come dici tu, il cambiare guida tecnica, la conoscenza non ne abbiamo di tempo, e quindi dobbiamo essere bravi tutti a essere più veloci. Nello stesso tempo, ad oggi il gruppo è cambiato poco, e quindi sicuramente la mia intelligenza deve essere anche quella che, fino a quando non cambierà il gruppo, adeguarsi un pochino e entrare piano piano magari con qualche cosa nuova, però non stravolgere un gruppo che ha delle conoscenze, e quindi come partenza ci si può adeguare. Sì, mister, buon pomeriggio, Guglielmo Trupo, Radio Bruno. A proposito del poco tempo a disposizione, come si lavora su un gruppo che lei già trova nel cambio della mentalità? Perché questo è un calcio diverso rispetto a quello che magari la squadra era abituata a fare. Ma come ho detto prima, no? Ogni allenatore ha dei principi. Io dico sempre, quando incontro dei miei colleghi che sono anche amici, no? Non credo che ci sia un giusto e uno sbagliato, io credo che ognuno ha dei principi, delle idee, e cerca di plasmare la propria squadra. Per plasmare una squadra ci vuole del tempo, e come ho detto prima non ne abbiamo tanto, e quindi cercheremo piano piano di incunearci con qualche principio e qualche idea, ma non andando a togliere sicuramente le certezze che hanno i giocatori. Quindi sarà un processo piano piano. Purtroppo lo dobbiamo fare anche giocando, dove ci sono i punti, dove ci sono le partite, e bisogna farne, e in qualche modo piano piano poi trovare la strada che possa essere un po' diversa, ma senza fretta, perché togliere le certezze ai giocatori, almeno per me, non credo che sia una scelta intelligente. Ultima domanda, si è parlato prima di cessioni, no? Possibili cessioni. C'è qualche giocatore su cui Liverani ha posto il veto, che sia comunque imprescindibile, diciamo così, nel progetto tecnico? Ma guarda, questo non è solo a Parma, è dovunque sono stato. Come ti ho detto prima, la chiarezza nel momento in cui ci si conosce
è un vantaggio troppo alto. Io quando sono arrivato qua so qual era l'idea, so la partecipazione della proprietà, so l'idea del direttore sportivo, quindi sotto questo profilo siamo già sulla stessa linea d'onda, e quindi è importante. Per decidere una cessione o no, ci sono componenti totali, cioè c'è una proprietà, c'è un direttore e un allenatore. L'allenatore non metterà mai il veto, almeno questo sono io, su una cessione dove c'è un guadagno importante per la società, dove il giocatore preme per andare, e quindi non sarò mai un allenatore che blocca quando ci sono queste situazioni. È normale che la società e la proprietà sanno che ad una cessione deve poi entrare un giocatore per affrontare un campionato difficile, chiuso in 7-8 mesi con le 5 sostituzioni, e quindi è automatico avere 20-22 giocatori di Serie A importanti, perché si giocherà tutto molto compresso. Come ti ho detto, sulle cessioni non c'è nessun veto su nessuno, perché bisogna rimanere a Parma col mio stesso entusiasmo, con la volontà, se no si trovano soluzioni. Credo che il calcio sia pieno di calciatori bravi, e quindi se non ci sono queste tre componenti, né economiche né di volontà del giocatore, allora è un altro discorso. Sono Luca Ampollini di 12 TV Parma, buon pomeriggio, possiamo darci del tu? Che... Certo. Noi siamo curiosi di vedere il calcio di Fabio Liverani, perché è un calcio molto propositivo, è un calcio brillante, un calcio che negli ultimi anni a Lecce ha fatto vedere cose interessanti. Unico neo, Lecce l'anno scorso ha subito parecchi gol. Ecco, hai già pensato cosa ovviare da un punto di vista tattico per tenere le cose buone, tante, di Lecce dell'anno scorso, e per avere una squadra che abbia un equilibrio difensivo un pochino più spiccato? Guarda, io credo che ci sia sempre un equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva. Il percorso di Lecce credo che sia un po' diverso. Io sono arrivato lì, ho fatto un campionato di C, abbiamo fatto primi in classifica con seconda miglior difesa. Campionato di Serie B, abbiamo fatto secondi in classifica con quarta miglior difesa. È evidente che avevamo delle difficoltà e le sapevamo insieme alla proprietà e al direttore sportivo in quella situazione. Avevamo deciso che probabilmente, anche rischiando di prendere qualche gol in più, gli investimenti un pochino più importanti li avevamo fatti per fare qualche gol in più. Abbiamo avuto delle difficoltà, un po' il Covid, un po' gli infortuni di calciatori che pensavamo potevano sopperire a qualche gol in più. Purtroppo non è andata bene, siamo retrocessi, credo, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, per un paio di situazioni un po' sfortunate, però l'obiettivo era quello di lottare fino all'ultimo minuto. Lo abbiamo fatto, dispiace, ma non c'è una fase offensiva lontana dalla difensiva. La storia, insomma, anche se è breve, lo dice. Non ho fatto sempre una fase difensiva dove abbiamo preso tanti gol. Quando avevamo delle squadre per vincere il campionato, abbiamo fatto le migliori difese. Almeno io ho molta curiosità proprio di vedere Fabio Liverani come lavora. Noi abbiamo avuto 4 anni da Versa, che era un allenatore, secondo me, che amava molto prendere, tra virgolette, la squadra avversaria, cioè preparare una vera e propria strategia per eliminare le fonti di gioco dell'avversario nella partita domenicale. Ecco, Fabio Liverani che allenatore è? Un allenatore che ha questo tipo di caratteristica, o fa parte di quei tecnici che dicono: vabbè, questo è il mio gioco, sarà quell'allenatore lì che dovrà adeguarsi al mio modo di fare calcio? Cerco di essere equilibrato, cerco di avere delle idee per la mia squadra e cercare di metterle in campo anche confrontandomi con l'avversario, non totalmente su di me e non totalmente sull'avversario. Cerco di trovare una via di mezzo, delle volte ci si riesce di più e delle volte di meno, però questo è il mio pensiero. Non riuscirei ad essere solo per la mia, come non riuscirei a essere solo per gli avversari.
Buongiorno, benvenuto. Francesca De Vincenzi, Parma Press. Due nomi, uno che è stato importantissimo per il Parma ma è molto sul mercato e l'altro che è una sorta di promessa ancora non mantenuta. Gervinho e Caramò rientrano nei piani di Fabio Liverani compatibilmente chiaramente con le loro intenzioni? Ma sono due giocatori diversi da una storia diversa, no? Gervinho credo che per quello che lo abbiamo vissuto, quindi prima Roma, poi è andato fuori, poi è rientrato, credo che sia un giocatore esperto, di grandissima qualità, che ha delle caratteristiche particolari. Caramò credo che è ancora una scoperta sia per noi che per lui stesso, adeguarsi a un certo tipo di calcio, giocare anche con gli altri. Sono due giocatori che oggi sono importanti per il Parma e noi ci lavoriamo e ci contiamo. Poi se dovessero arrivare, come ho detto prima, delle offerte, in sintonia con proprietà e direttore sportivo le valutiamo e se sono un vantaggio per tutti credo che non c'è motivo di trattenere, ma deve essere un vantaggio per la proprietà, per me, per il direttore sportivo ed anche per il ragazzo. Sì, Antonio Boelli, Istituto Sport, le chiedevo il fatto di aver fatto un contratto più di un anno, insomma due anni, e anche un modo di pensare a lunga scadenza, cioè di costruire un progetto, quindi qual è il progetto a lunga scadenza? Ma guarda, io un po' la mia storia è, ho fatto sempre contratti, ho sempre rispettato contratti lunghi, sia da calciatore che da allenatore. Per me, dove inizio un lavoro, dove sento fiducia, per me è la squadra massima che io posso aspirare. Vivo per quella squadra, per quella società, per quella città, senza avere altri pensieri. È evidente che per poter lavorare e dare tutto devo avere degli obiettivi massimi. Poi dopo si possono raggiungere dopo sei mesi, un anno, tre anni, cinque anni. Credo che il contratto, questo lo potrà dire meglio il direttore, non ci sono stati, credo, nemmeno una trattativa che è durata più di tre minuti. Proprio perché quando io ho una percezione di chi mi contatta, che crede in me, dà fiducia in me, poi il resto per me viene in secondo piano. E quindi io oggi sono a Parma pensando di rimanerci il più tempo possibile. Senta, visto che era tirato fuori l'argomento del contratto, arrivare a Parma, il percorso è stato un po', diciamo, tortuoso, si sente di voler raggiungere qualcosa, di chiarire? Ma non è stato tortuoso, è stato, come ti ho detto prima, avendo passato tre anni in una città, in una piazza, in una proprietà di cui ci si rimane molto legati, succede che delle volte il cuore ti fa avere mille dubbi e vai un pochino in difficoltà sulle scelte da fare con la testa. Credo che il Covid, il finire il campionato il 3 agosto, quindi tutto molto concentrato e magari avevo qualche dubbio in più. Ma il Parma è uscito lontano da quello che è stata poi la mia scelta, perché non, nel momento in cui ho scelto di fermarmi, e quindi magari da parte del Lecce c'è stato un pensiero un po' di rivalsa, di arrabbiatura per una mia decisione diversa da quella che avevo detto subito, ma era dovuta a dei pensieri miei personali. Non c'era nulla col Parma, non esisteva nulla col direttore, e infatti mi sarei fermato serenamente, perché poi avevo capito che forse era un bene per tutti dopo tre anni, perché credo che sia giusto così. Un'altra domanda per il mister Sandro Piovani. Adesso si riparte come si è finito, cioè con le stesse regole, senza pubblico, almeno per adesso la situazione è questa. Che campionato si aspetta? Cioè, durante il periodo, chiamiamolo Covid, non c'erano magari risultati così scontati, molte vittorie in trasferta, potrebbe essere una Serie A un po' diversa, anche almeno all'inizio? Ma sicuramente è una stagione particolare, perché ripartire dopo 20 giorni di sosta, giocare dopo almeno, diciamo, le squadre si saranno allenate 2-3 settimane massimo, perché adesso tutte le squadre hanno giocatori nazionali che rientreranno il 10,
il 10 vuol dire a una settimana dalla prima gara ufficiale di campionato, quindi è molto atipico per tutti. Proprio per questo avremo bisogno di un pochino di tempo per capire quale strada prenderà questo campionato. E il non pubblico è sicuramente un dato negativo, perché questo sport senza gente, senza passione, sicuramente è brutto. E speriamo che si possano aprire velocemente, anche parzialmente, perché lo sport senza gente non ha lo stesso valore. E poi partita dopo partita credo si potrà avere un'idea, almeno dopo 8-10 partite, di che campionato sarà. La squadra attuale, come giustamente ricordavi all'inizio, poi vedremo a fine calciomercato cosa sarà, è la stessa squadra dell'anno scorso, che era stata costruita per un tipo di calcio, quello di Roberto D'Aversa. Il tuo tipo di calcio presumibilmente è diverso, quindi che modifiche potrebbero esserci se la squadra rimarrà questa, considerando che il tuo modo di intendere il calcio è diverso, penso, rispetto a quello dell'allenatore che avevamo l'anno scorso? Ma credo che, devo dire che mancano un terzo dei gol fatti, che non è poco, no? E quindi strutturati in una maniera, ma perdendo una buona parte di gol. Io credo che hanno le caratteristiche per fare quel calcio, lo hanno fatto molto bene, ma credo che ci sono giocatori che hanno anche fatto calcio in modo, con caratteristiche diverse. Cioè, parlo di Kurtic, Kučka, Darmian, insomma sono giocatori che anche in altre squadre hanno giocato anche in modi diversi di quelli che hanno fatto qua. Quindi sono giocatori esperti, di grande esperienza e di grande qualità. Quindi adeguarsi a un altro tipo di calcio o diverso credo che è nelle loro indole, quindi come ti ho detto prima non è un problema di rosa, le caratteristiche che hanno e questa squadra che ha finito credo che sia un'ottima squadra da poter gestire e da poter plasmare. Se non ci sono altre domande o altre curiosità, chiudiamo la conferenza stampa. Grazie a tutti. No? Grazie a tutti. Io ho detto se non c'erano altre curiosità, prego, si dai il microfono. Vai, direttore. No, volevo chiederti se è vero che non ti ha posto veti e soprattutto come stai impostando un po' questa campagna cessioni acquisti, che si vede in genere è molto complicata, no? Cioè non solo per il Parma, un po' per tutta la Serie A, mi sembra che scriviamo tante cose, ma poi quando si va a vedere nel concreto c'è poco. Ma io col mister, cioè siamo tutti i giorni insieme, con la proprietà, con Pietro, Marco, cioè abbiamo tutti la stessa maglia, gli stessi colori, lo stesso stemma, quindi non è che noi siamo qui a voler, cioè sembra quasi che noi li vogliamo smontare la squadra e lui dice no, non me la smonta, cioè noi vogliamo fare le cose fatte bene, dove la proprietà ha solamente detto una cosa da persone serie, se vengono delle richieste importanti anche sul giocatore ne prendiamo in considerazione perché è giusto farlo, ma guarda io credo che così lo faccia la Juve, lo faccia l'Inter, lo faccia il Milan, lo faccia l'Atalanta che ha venduto e poi ha comprato, quindi è un calcio normale, questo è un calcio normale, non vedo passaggi di giocatori clamorosi perché ancora il mercato paradossalmente non è partito, quindi si sa che si giocherà tre partite col mercato aperto, noi cercheremo di far bene, cercheremo qualche trattativa, la stiamo impostando perché vorremmo, io credo che questa squadra abbia anche dei giocatori importanti che sono dei grandi acquisti, non faccio nomi perché ho giocatori che secondo me possono dare di più e per mille motivi non l'hanno dato. E quindi degli acquisti secondo me li abbiamo anche in casa. Cercheremo di prendere qualche ragazzo più giovane, di prospettiva. Vorremmo iniziare a abbassare l'età media della squadra perché nel progetto che abbiamo in testa, noi, cioè un progetto che duri qualche tempo, qualche anno, di portare il Parma nella categoria dove è, anche poi migliorare la posizione, ma attraverso un'idea di calcio un po' diversa. Quindi stiamo pensando, qualche trattativa in piedi ce l'abbiamo, io credo che noi dobbiamo parlare di molto poco, parlare il meno possibile, mi dispiace per voi, ma noi su 3 o 4 ragazzi ci siamo dentro e credo
qualcosa faremo in tempo di qualche giorno, 4-5 giorni, poi per il resto se il mercato offrirà oppure ci chiederanno dei giocatori anche importanti a delle cifre importanti, la valuteremo, ma questo non è che il mister ha dato veti oppure siamo tutti giorni a campo, il mister è una persona seria, sa com'è la situazione, ma noi ci teniamo a far bene. Buongiorno direttore, le chiedo, Traoré e Colli, come molti scrivono, saranno probabilmente i primi acquisti, insomma lei ha detto 4-5 giorni, e se è vero che Darmian è praticamente all'Inter, come viene scritto oggi dalla Gazzetta dello Sport e da Sky? Sui giovani ti ho detto, noi vogliamo mettere diversi profili interessanti, anche perché il mister ha detto una cosa secondo me intelligentissima, quest'anno sarà un campionato tipo l'anno scorso, quindi noi sulla carta dobbiamo avere 18-20 titolari, perché c'è le 5 sostituzioni e tutto, porterà ad avere una rosa dove tutti saremo dentro, perché poi il campionato sarà comunque un proseguo del campionato scorso, e chi l'ha vissuto, io a Cagliari, lui a Lecce e tutto il resto, è stato veramente un finale traumatizzante, perché poi è una cosa che non ci eravamo abituati, quindi l'importanza della rosa, della qualità, del numero dei ragazzi diventa fondamentale. Noi abbiamo bisogno veramente di 18-20 titolari. Qui i nomi che hai fatto sono, non c'è neanche da negare, sono delle idee, ne abbiamo anche parlato, però qui tutti hanno problemi, nessuno si può privare dei giocatori, perché poi l'allenatore, i nazionali non ci sono, quindi si sta bloccando tutto il mercato, anche perché poi gli allenatori non è per liberarli, ma se gli levi due giocatori anche se non li giocano, no, non vogliono, perché se non c'è nazionale, se no ci si allena male, e quindi è un momento del mercato veramente difficile poter scambiare i giocatori, però sono due nomi che a noi ci potrebbero anche interessare, non è difficile negarlo. Altri nomi abbiamo in testa, insomma ci stiamo lavorando, preferisco non farteli. Ok, le chiedo solo un nome, ma solo perché è un ruolo particolare, quello del capitano Bruno Alves. Resterà certamente al Parma, o è il discorso che si faceva prima? Io credo che certamente al Parma, sicuramente ci sarà il presidente, la proprietà, io credo il mister, io in base ai risultati. Bruno Alves è un giocatore fortissimo, è il nostro leader, il nostro capitano, quindi lui si allena, si sta allenando benissimo e si sta facendo le cose giuste. Noi non abbiamo nessun problema con lui. Poi, ti ripeto, quello che succede, io sono abituato ad andare a contare bischerate, nel senso, anche se è difficile. Mantenere tutte le promesse non lo so, perché poi può venirci una situazione, può venire un'altra situazione, tutto il resto. La nostra idea è di avere questi ragazzi e allenarli. Poi, offerte o non offerte, quello che succederà, non lo so. So che noi stiamo indirizzando la nostra visione su dei ragazzi giovani, crediamo di prospettiva, per poter migliorare questa rosa. Poi, se viene delle offerte importanti, vabbè, l'abbiamo già detto 20 volte, però questo non deve passare come un fatto che il Parma vuole vendere, cioè il Parma è come tutte le altre società, se viene offerte importanti su giocatori anche importanti le valutiamo, e la proprietà è stata corretta di dirlo, noi fino ad ora non abbiamo venduto nessuno, dici te, non abbiamo preso neanche nessuno, è vero, però secondo me, credetemi, ci stiamo lavorando, vorremmo portare, abbiamo delle idee, dei giocatori li abbiamo individuati, se riusciremo prima possibile qualche ragazzo lo metteremo dentro. Ti volevo chiedere una cosa, sono qua. Sì. Non ho capito il collega su Darmian, forse non ero attento. Su Darmian stiamo valutando, effettivamente c'era un discorso aperto con l'Inter, quindi non c'è neanche da negarlo oppure fare cose, ma questa è un'operazione fra l'altro fatta l'anno scorso, da quello che ha preceduto me, e quindi è stata fatta un po' ma non con un discorso anche di rapporti con l'Inter e tutto il resto, stiamo parlandone e stiamo valutando questa situazione, poi mandrà finita, però il discorso con l'Inter effettivamente c'era. Si fa un gran parlare anche di Gervinio, della possibilità che possa partire. Credo che Gervinio sia sempre, è dall'anno scorso a gennaio che c'è questo discorso su Gervinio, su Parma, io mi ricordo al mercato l'anno scorso, l'ultimo giorno del mercato, fra l'altro c'era anche il presidente con Daniele, e a un certo punto vedi arrivare Gervinio e dentro di me dissi, ma che ci fa Gervinio al mercato? Era dentro una macchina, quindi insomma, ha una storia particolare, credo sia un giocatore importante che può avere delle richieste anche da squadre estere, perché è un giocatore internazionale e tutto il resto,
dirti quello che succede di Gervinio. Io so che si sta allenando, è stato fermo 2 o 3 giorni, che ha avuto un piccolo risentimento, però ora sta bene. Se poi ci saranno le condizioni che lui magari vorrà andare via, perché ci sono delle condizioni importanti, le prenderemo atto e credo che nessuno gli può chiudere la porta, perché non sarebbe neanche, sarebbe sciocco. Però ci deve essere le condizioni importanti per il ragazzo, ma anche importanti per noi. Sicuramente qui non è che uno va via se vuole andare via, va via se ci sono le condizioni, ma che queste condizioni portino anche noi a star sereni.